nuovo libro, noi li ospitiamo come associazione di Lungo, poi verso la fine magari faremo una chiacchierata insieme dopo che ci avranno raccontato di cosa si tratta e vi lascio subito al racconto. Siamo arrivati da Milano poco fa, abbiamo lasciato i bambini, siamo andati da buttati qui e quindi siamo un po' stravolti per questo, speriamo di riprenderci nel corso della presentazione. Oggi siamo qui, grazie all'associazione di Lungo, alla trasmissione di Lungo il Contadino, per parlarvi di Tu non sei Dio, il cui sottotitolo, questo libro, il cui sottotitolo è Fenomenologia della spiritualità contemporanea. È un libro che creato un po' di fastidio, già fin dal titolo, perché questo Tu non sei Dio, noi ovviamente lo volevamo provocatorio, ma non pensavamo che fosse preso in maniera tanto provocatoria, cioè che davvero ci fossero tante persone convinte di essere Dio. E questo ha riconfermato il motivo per cui l'abbiamo scritto, cioè l'idea che la spiritualità contemporanea sia in gran parte un prodotto della società occidentale, della società capitalistica, che è una società profondamente individualista e narcisistica, tanto che ciascuno di noi si concentra talmente, così tanto su se stesso, da arrivare a pensare di essere Dio. Questa idea non ha niente a che vedere con la tradizione, con la spiritualità tradizionale, è uno spostamento grande di significato rispetto alla spiritualità tradizionale, che nasce da piccoli spostamenti avvenuti negli ultimi 150 anni. Cioè la nostra idea di cui parliamo nel libro è che la spiritualità come la conosciamo oggi, e per spiritualità intendiamo tutta la divulgazione su tutti i temi non ordinari, quindi una medicina non ordinaria, cioè un modo, una metamedicina, terapie olistiche, idee, teorie sull'origine della vita, sulla trasmigrazione delle anime, cioè tutta questa cosa che è composta da tante cose diverse, life coaching per esempio, che è sempre più forte, tutte queste cose sono un grande spostamento di significato rispetto alla tradizione, alla spiritualità tradizionale, che sono il frutto però di piccoli spostamenti di significato avvenuti negli ultimi 150 anni, cioè da quando è nato l'enorme fenomeno della società di massa. Cioè finché non esisteva la divulgazione di massa, c'erano pochissime persone che si interessavano a qualcosa che non fosse il puro sostentamento, cioè la maggior parte delle persone erano sudditi, non avevano volontà, non avevano conoscenza, erano completamente controllati dalla Chiesa e dal potere temporale, e sostanzialmente devono cercare di tirare avanti, di sopravvivere, lavorando moltissimo, non avendo neanche tempo per riposarsi. A un certo punto c'è stato un cambiamento drastico, rivoluzione industriale, urbanizzazione, quindi tante persone che non vivevano più sparse per le campagne, ma tutte insieme nelle città, condizioni igieniche diverse, scolarizzazione, tutte condizioni che hanno iniziato a permettere a milioni di persone di farsi delle domande che non fossero solo come riesco a mangiare, cosa posso mangiare domani, ma qualcosa di più, cioè a domandarsi qualcosa sulla propria vita, sulle condizioni della propria vita, su se stessi e sull'universo. Domande che fino alla metà dell'Ottocento si facevano pochissime persone, cioè persone molto ricche che non lavoravano e che quindi avevano tempo per studiare, appunto per riflettere. Questa grande domanda di domande, questo bisogno che noi non critichiamo assolutamente, perché noi pensiamo che il bisogno sia assolutamente autentico, il bisogno di conoscenza, di riflessione, di spiritualità, è un bisogno sano, è un bisogno appunto autentico, importante. Il problema è la risposta a quel bisogno. Il problema è che quando quel bisogno nasce all'interno di una società di mercato, la risposta è la creazione di un mercato. Quindi, come dire, questa domanda alla metà dell'Ottocento ha iniziato a, intorno a questo, ha iniziato a costruirsi un mercato di libri e un mercato di oggetti e di servizi.
Una cosa importante, fenomeno importantissimo, è nella metà degli anni dell'Ottocento, lo spiritismo. Allan Kardec comincia a pubblicare libri sullo spiritismo, su come si fanno le sedute spiritiche, su cosa sono gli esseri inorganici, queste entità con cui noi possiamo entrare in contatto. Nel giro di pochissimo tempo ci sono milioni e milioni di persone solo in Europa che fanno sedute spiritiche. Attraverso questa sorta di botta e risposta che lui dà, perché tanti libri sono domande e risposte, e quindi attraverso le indicazioni che vengono fornite in questi libri, e non solo attraverso questo, attraverso degli oggetti. Quello che abbiamo scoperto nel corso della stesura del libro è che la tavoletta famosa con le lettere dell'alfabeto non è un oggetto, questo probabilmente lo sanno in tanti, ma è stato interessante all'interno di questa ricostruzione, non è un oggetto esoterico. È un prodotto di due imprenditori inglesi, è un brevetto del 1890, che oggi è un brevetto Hasbro, cioè della società leader nel settore di giochi da tavolo. Quindi sostanzialmente questo oggetto esoterico, magico, misterioso, usato per creare le sedute spiritiche, è un gioco da tavolo. Perché la spiritualità e lo spiritismo e l'indagine della... degli stati non ordinati di coscienza è visto, quantomeno da chi offre questi oggetti, questi prodotti, come intrattenimento. Per cui noi rischiamo, una volta che abbiamo un bisogno autentico, di rispondere a questo bisogno da consumatori. Quindi ancora all'interno di un modello di società che noi ci illudiamo di aver superato. In realtà questa cosa nasce all'interno di questo modello. La spiritualità contemporanea è un epifenomeno del consumismo e non ha nulla a che vedere con la spiritualità tradizionale, però è un dato estremamente interessante da rilevare, perché permette di osservare l'enorme SOS che l'umanità sta lanciando a se stessa. Il lessico della spiritualità, il linguaggio della spiritualità contemporanea è un'enorme richiesta d'aiuto. Se voi andate in un centro culturale olistico, molto spesso trovate una sorta di laboratorio a cielo aperto, un po' come sono state alcune scuole nel corso dell'evoluzione umana. Ossia, io metto a disposizione il mio malessere, la mia condizione, affinché sia estremamente visibile, affinché tutto diventi un campo di manifestazione del trauma. Ed è quello che sta accadendo. Lo possiamo osservare benissimo nel lessico della spiritualità, nel lessico omologato. Chiamiamo spiritualità oggi una serie di movimenti, tecniche, scuole, filosofie che, come dicevamo, non hanno nulla a che vedere con la tradizione, ma che si ritrovano nell'utilizzo dello stesso linguaggio e nella pratica delle stesse dinamiche. Il linguaggio, ad esempio, spesso, direi quasi sempre, proviene da tradizioni reali, da esperienze concrete. Ci sono stati dei pionieri, mistici, ricercatori, filosofi, che hanno avuto accesso a stati non ordinari di coscienza, hanno attinto a verità e le hanno portate qui, spesso condensandole in frasi che possono essere state: tu sei Dio, tutto è uno, tutto è perfetto, giudicare, crei la tua realtà e cose di questo genere. La realtà ti fa da specchio, ma nel momento in cui sono state portate qui, all'interno della nostra società consumistico-capitalistica, sono state prese e messe al servizio del consumo. E questo va osservato molto lucidamente, perché altrimenti ci ritroviamo vittime di un sistema di potere. Ma attenzione, per potere non intendiamo un gruppo di illuminati, un gruppo di massoni, dei rettiliani, degli alieni, dei mostri con le corna, le zampe, sbafometti, cose strane. No, potere la intendiamo con Foucault, un filosofo francese della prima, diciamo, seconda metà del Novecento, soprattutto anni 80 del Novecento, che ha fatto delle cose meravigliose al Palco Le de France e che vi invito a leggere se non lo conoscete, con l'ermeneutica del soggetto, gli anormali, diversi testi frutto delle sue ricerche. Diciamo che il potere non è una persona, non è nelle mani di una persona, il potere attraversa le persone, il potere è relazione, il potere è qualcosa che utilizza le persone come trasmittenti e le attraversa. Quindi questo potere utilizza il linguaggio della spiritualità per manifestare se stesso. Seconda dinamica da tenere presente è che il potere non è semplicemente negativo, non è un potere che limita, un potere che impedisce e basta. Questa è una visione
parziale di ciò che fa il potere costruisce, il potere edifica strutture di linguaggio e di pensiero per potersi manifestare e per potersi espandere e proseguire all'interno della storia. Voi pensate, ad esempio, al fatto che spesso ci ritroviamo, noi che pratichiamo dinamiche spirituali, che magari abbiamo passione per occulto e temi esoterici, a pensarci diversi da chi fa, ha una passione per il calcio, il rock, la politica. Ma nell'ambito attuale, allo stato attuale delle cose, qualora non c'è realmente uno sforzo concreto di distaccarsi, non è presente questa differenza. Non è presente una reale differenza tra chi si intrattiene con il calcio e chi si intrattiene con lo spirito di per sé. La differenza accade nel momento in cui scatta qualcosa all'interno della singola persona. Non è che fare meditazione è di per sé più lodevole e più evolutivo di quanto lo sia giocare al pallone. Anzi, rischia di essere molto più pericoloso, perché stimola un narcisismo all'interno dell'attore, dell'agente, che è dannosissimo. Ritorniamo al linguaggio. Quando diciamo presenza, quando diciamo qui e ora, avete presente che adesso c'è un grandissimo parlare di presenza, di qui e ora. Ma che cosa stiamo facendo quando parliamo di presenza e di qui e ora? Stiamo utilizzando una comprensione esoterica al servizio del consumismo. Stiamo diventando sempre più presenti, stiamo utilizzando ogni momento della nostra esistenza per essere presenti e non ci rendiamo conto che questo è consumismo allo stato puro. Non è un dissolversi nell'essere, non è un cercare di vivere ogni istante come se fosse semplicemente ogni istante, ma è capitalizzare l'istante, è rendere ogni istante fruibile, rendere ogni istante un istante lavorativo. E quindi tutto va impiegato, tutto va capitalizzato, niente va sprecato. Nell'idea più capitalista che ci possa essere, tanto quanto il qui e ora, appunto, sì qui, sì ora. Non è il senso originale del termine qui e ora, che è sì qui e ora al di fuori del qui, sì talmente qui da non essere qui. E renditi conto che ora non è questo istante, ma ora è una dilazione dell'essere, in un certo senso, anche una diluizione. No, è un qui in questo momento, sì, rigido. Guardate, ad esempio, quelli della quarta via, che spesso noi proviamo in una scuola di quarta via, e spesso c'è questa tendenza alla cristallizzazione del qui e ora, a individui estremamente ossessivo-compulsivi, che sembra che abbiano veramente un supporto, una scopa che li fa girare, e che si stanno perdendo la vita. È brutto, perché quando tu sei troppo ossessionato, troppo preso dal cercare la vita ti sfugge, perché ti dimentichi di entrare in relazione con la vita. Stessa dimenticanza che accade con l'idea del giudicare, con l'idea della realtà che ti fa da specchio. Pensate cosa succede quando ora abbiamo questa inflazione del non giudizio. Abbiamo perso il discernimento. Anche lì il non giudicare non è un non prendere posizione, ma è un riconosci che all'interno di ogni presa di posizione c'è molto di più dietro, c'è molto di più attorno al giudicare, c'è molto di più dal dire questa cosa sì, questa cosa no. C'è un'osservazione esterna, per così dire, ma non prescinde dall'osservazione interna. Invece l'idea del non giudizio è stata cavalcata per rendere le persone sempre più malleabili, sempre più manipolabili, sempre più consumiste fondamentalmente, perché non giudicando le persone non sviluppano, noi non sviluppiamo un approccio concreto al mondo e ci deresponsabilizziamo, perché siamo convinti che non bisogna giudicare. Quante volte avete sentito esporre un parere sulla realtà e magari siete stati tacciati, ma stai giudicando, ma smetti, ma che ti giudichi, no? E lì scatta un processo perverso, che è un processo di deresponsabilizzazione, di perdita del discernimento. Stessa cosa che accade con il tu crei la tua realtà, che è l'altro lato. Quando diciamo tu crei la tua realtà, la tua realtà ti fa da specchio, siamo di nuovo ricadendo all'interno della stessa perversione. Questa è un'analisi del linguaggio che attiene a una visione, come dire, a un tentativo di analizzare filosoficamente la spiritualità, che però ha una struttura storica alle spalle. Cioè, prima nel libro abbiamo cercato di analizzare storicamente cosa è successo alla spiritualità e poi abbiamo cercato di vedere come funziona il linguaggio della spiritualità. Bene, creare la propria realtà, che significa? Significa, nella vulgata contemporanea, sentirsi l'unico responsabile della propria esistenza. E questo è narcisismo puro. Non è più il io prendo responsabilità di me, ma io
mi credo talmente tanto creatore della realtà che non ho più responsabilità, perché non ho più colpe. Non avendo più colpe, non mi devo più sentire in colpa, ma in un certo senso arrivo esattamente dall'altra parte e comunque riesco a non diventare un individuo responsabile più di sé. Cos'è che noi facciamo nei momenti in cui, diciamo, io creo la mia realtà? Stiamo dicendo che all'interno di un rapporto con l'universo, con il circostante, il protagonista siamo noi. E in questo modo stiamo perdendo il rapporto con l'universo, stiamo perdendo l'anima del mondo, l'anima mondi. Stiamo soprattutto pensando che attirare gli eventi sia realmente possibile. E se è possibile, non riusciamo a pensare contemporaneamente che potrebbero anche essere gli eventi ad attirare noi. Perché questo antropocentrismo va spinto sempre così all'estremo? Perché dobbiamo sempre pensare che sei tu ad attirare gli eventi nella tua vita? Non potrebbero essere gli eventi ad attirarti. Non potrebbero essere le altre persone ad attirare te tanto quanto tu attiri loro. Il fatto è che c'è questo appiattimento culturale, questo appiattimento di riflessione dovuto alla perdita dell'intelletto, alla trasformazione del difficile in troppo mentale. E questa cosa è l'ennesima perversione, quella di pensare che in tutto ciò in cui è necessario uno sforzo sia necessariamente implicata una serietà non necessaria, per dirla in maniera complicata. In realtà, per dirla facile, è tutto ciò che causa fatica, me ne frego e dico che è mentale. E io invece faccio soltanto quello che ha a che fare con il sentire e con il cuore, senza rendersi conto che una via che abbia un cuore, come ad esempio dice Castaneda, come fa dire Castaneda a Don Juan, non è una via che non ha a che fare con l'intelletto. E soprattutto, nello stesso passo, Don Juan dice tutte le strade portano da nessuna parte. E allora scelgo una strada che abbia un cuore. Ed è un approccio completamente diverso dal cercare cuoricini di conferma quando si passeggia o palindromi o numeri doppi, pensando che l'universo in quel modo ci stia parlando. Non che sia sbagliato in sé, però non possiamo farci bastare soltanto questo. Pensate ad esempio all'idea del 10% del potenziale del cervello, che utilizziamo, o al 10% dell'universo che conosciamo. Sono delle teorie, spesso passate per leggi, così come è passata per legge la legge dell'attrazione, che legge non è anche quella una teoria, affascinante se bene perversa, però magari ne parleremo. Ma l'idea del parlare del 10% del proprio cervello, del 10% dell'universo, è un'enorme dimostrazione del proprio narcisismo, perché è l'illimitato che vuole dare un limite all'illimitato, il noto che vuole definire l'ignoto. Io, che so solo il 10%, dico di sapere dov'è che finisce ciò che non conosco. Se ci pensate, è assurdo. Io, che non vedo l'invisibile, dico di sapere dove finisce l'invisibile. Se ci pensate, è assurdo. Ma non dobbiamo fermarci all'indignazione o alla disperazione. In questo modo faremo soltanto il gioco del potere. Cioè, dicendo, è vero, ci controllano, è vero, c'è un complotto, è vero, tutto non va bene, è vero, è tutta una fregatura, è vero, continuiamo a prenderci in giro. In questo modo stiamo facendo il gioco del potere. Se voi foste un uomo di potere, un uomo che davvero vuole controllare le masse, forse la prima cosa che fareste, quantomeno la prima cosa che farei io, è far credere che il mio potere arrivi dove ancora non arriva. Disporre il terreno affinché il mio potere possa arrivare lì, creare la struttura affinché le persone sentano che io sono dove comunque non sono e in quel modo posso arrivarci. E quindi estendere la paura ed il terrore delle persone anche in campi dove io non mi immaginerei nemmeno di arrivare. E in questo modo creo uno stato di terrore fertile all'espressione del mio potere. Indignandosi e basta, aderendo alla visione del complotto e basta, noi non facciamo altro che fare il gioco del potere. Quindi necessariamente all'indignazione deve far seguito un'azione. Un'azione che sia basata sul discernimento e sul recupero dell'intelletto. Sì, la nostra idea è che ha un bisogno reale, come abbiamo detto, un bisogno autentico, che nasce da una società invece malata, sostanzialmente, perché la società occidentale ha rosicchiato progressivamente alcuni spazi che erano spazi sacri, per cui noi ci troviamo in una società in cui non ci sono riti di passaggio, in cui non ci sono più spazi autenticamente sacri, in cui manca un senso di comunità. Questo bisogno nasce dal fatto che ci siamo resi conto che è una società schizoide. La risposta però rischia, ed è spessissimo consolatoria,
Cioè, io ho una domanda, mi nasce una domanda, c'è qualcuno che magari queste domande, domande sulla vita, l'universo, tutto quanto, se le fa da piccolo, qualcun altro se le fa magari dopo grandi lutti, dopo un divorzio, dopo una malattia. Ad ogni modo c'è quasi sempre ormai nella vita un momento in cui uno si fa delle domande. La risposta può essere una terapia psicologica, ma noi pensiamo che la psicologia tradizionale, quella frontale, verbale, ormai sia veramente poco efficace. Ci può essere un altro tipo di risposta, che è la risposta per esempio delle tecniche olistiche, delle costellazioni familiari, della psicologia transpersonale. Sono risposte molto più efficaci. Rischiano però di essere consolatorie e sono comunque spirito del tempo, cioè sono modi in cui oggi stiamo cercando di trovare una soluzione a qualcosa. Non sono quasi mai spirito del profondo, cioè non sono quasi mai qualcosa che affonda davvero le radici in qualcosa di molto più strutturale in noi. La risposta rischia di essere consolatoria perché quando mi nasce la domanda arriva sempre qualcuno che mi dà una risposta semplice. Quando in realtà la nostra idea è che la domanda deve essere preservata, perché se tu dai una risposta alla domanda, la soddisfazione è sempre una soddisfazione temporanea, cioè rientri in questa struttura in cui ci sono dei prodotti che ti vengono offerti continuamente, ma sono dei prodotti che non ti possono soddisfare fino in fondo, perché se tu vieni soddisfatto fino in fondo, poi non compri più. E soprattutto deve essere qualcosa che tu devi prendere dall'esterno, perché se te lo fai da solo poi non sei più un consumatore. C'è stato un cambiamento importantissimo che è avvenuto nel secolo scorso, perché noi questo discorso lo facciamo sulla spiritualità, ma in realtà fa parte di un macro discorso che prende tantissimi ambiti della vita. Cioè la società di massa ha cambiato moltissimo la nostra vita, in bene e in male, nel senso che è un fenomeno al di là di tutto che non si può arrestare, ha cambiato tante cose. Maurizio Ballante, che è il teorico della decrescita felice, raccontava una cosa molto interessante, cioè fino a un secolo fa forse le donne pugliesi facevano le orecchiette in casa ed erano contente di saper fare le orecchiette in casa. Poi a un certo punto qualcuno ha cominciato a dire che se tu facevi le orecchiette in casa eri povero. E questa cosa ti sviliva, ti deprezzava, perché vuol dire che non eri abbastanza ricco per potertele comprare. E quindi quelle stesse persone che facevano le orecchiette in casa hanno cominciato ad andarle a comprare e hanno dimenticato come si fanno le orecchiette. Questa cosa noi rischiamo di farla anche a livello spirituale, nel senso che anziché cercare di sviluppare il nostro discernimento, rischiamo di rivolgerci ad altre persone che ci vendono qualcosa e che quindi soddisfano temporaneamente, ma per forza temporaneamente, questo bisogno. Perché per forza temporaneamente? Perché quello che ci possono offrire più delle volte sono tecniche, sono qualcosa che viene estrapolato spesso da un altro contesto. Cioè quello di cui noi abbiamo bisogno oggi in Occidente è una matrice culturale, una società diversa, una società, per esempio, per questo motivo tanti vanno in India, perché non basta fare yoga qui. Tante persone hanno bisogno di fare yoga in India. Perché? Perché si rendono conto che da quando si svegliano la mattina per le 24 ore si trovano in un ambiente che ha tantissimi difetti, che ha tantissimi problemi probabilmente irrimediabili, ma è un ambiente in cui c'è qualcosa di completamente diverso che noi qui non abbiamo. Il fatto però che noi importiamo lo yoga qui non significa che importiamo tutta quella società, noi importiamo una tecnica che diventa una tecnica automatica, che non è più un modo per sfuggire dal mondo ordinario, sfuggire nel senso di andare a livelli ulteriori di coscienza, ma diventa una tecnica per il benessere psicofisico. Ma la spiritualità tradizionale, cioè la spiritualità per come la pensavamo fino a poco tempo fa, non ha a che vedere con il benessere. L'idea di benessere e di felicità è un'idea occidentale, che non è un'idea sbagliata, è una, come dire, il perseguimento della felicità è un'idea legittima che penso che facciamo quasi tutti, cioè il cercare di accrescere la nostra felicità e il nostro benessere. Ma noi questa cosa l'abbiamo identificata con la spiritualità. Spesso quando si dice di fare un percorso spirituale, in realtà si sta facendo un percorso psicologico. Non è originariamente la stessa cosa, e questa differenza deve essere salvata, perché è una differenza importante. Ci sono tantissimi discorsi in questo, e Tu non sei Dio può sembrare un libro perché lo è,
è un saggio divulgativo, ma è una riflessione sociologica e filosofica su questo argomento. Quindi può sembrare che in tutto questo manchi cosa? La consolazione. Cioè manchino quelle frasi, quella tendenza a dire al lettore, vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. In realtà noi diciamo che non c'è niente di cui preoccuparsi, nel senso che se uno vuole fare certe cose può fare del legittimo. Il fatto è che devi stare attento. Cioè, non devi, in una società, in una struttura di questo tipo, poi nel libro noi ovviamente offriamo degli esempi concreti, sia nella ricostruzione storica che poi nell'analisi del fenomeno, ti devi rendere conto che nel mondo ordinario, come nel mondo non ordinario, non devi abbassare la guardia. Tutto potrà anche essere perfetto, perché noi non diciamo poi che queste idee sono tutte sbagliate. Il fatto, appunto, un conto è la persona che ne ha fatta esperienza diversa, un altro conto è la persona che ne continua a parlare e lo scrive su Facebook per ogni cosa che succede, tutto è perfetto, se lo scrive dappertutto. Perché in realtà non è una sua esperienza, è qualcosa che vuole trattenere, sono come gli agganci della PNL, no? Cioè quella cosa che tu cerchi di fare forzandoti. Cioè come se volessi forzare un'esperienza, ma l'esperienza in realtà dovrebbe essere qualcosa di spontaneo. Quindi dobbiamo in realtà mantenere un livello di attenzione alto. Cioè quello che ci viene detto è: non ti preoccupare, tutto è perfetto, tu sei Dio, quindi abbassa la guardia. Perché se abbassi la guardia compri di più e sei più controllabile. Quello che noi stiamo dicendo è: alza la guardia. Perché non pensare che sia semplicemente dare ascolto al proprio istinto quello che fa il percorso spirituale. Quello che fa il percorso spirituale è sviluppare delle capacità che l'essere umano ha, ma che non utilizza. E tante di queste capacità sono tipi di intelligenza. Cioè, quello di cui noi parliamo non è tanto intelligenza ordinaria, è intelligenza esoterica. Cioè, il riuscire a capire che, per esempio, quando tu fai un viaggio fuori dal corpo, un viaggio sciamanico, prendi l'ayahuasca, non è che tutto quello che incontri è bello, che ti vuole bene. Ci sono, la struttura è molto più complessa. Mentre un sudamericano viene educato, e poi non è che lo fanno tutti, lo fanno solo quelli che hanno anche certe caratteristiche, certe capacità, viene educato a stare attento, l'uomo occidentale prende la ayahuasca, per lui è tutto bello e quindi è la vittima perfetta, diventa semplicemente una preda. Quindi il discernimento è qualcosa veramente da recuperare, da applicare a tutto ciò che facciamo, ed è quello che rischiamo di perdere, così come rischiamo di confondere alcune idee, come dire, di tradurle. Cioè l'idea del sentire è un'idea inoppugnabile, ma il sentire tradizionale non è dare ascolto all'istinto, ma è arrivare a percepire un altro livello di emozioni, un altro grado di emozioni, perché altrimenti noi rischiamo semplicemente di cibarci di emozioni che sono di un grado molto molto basso. Se voi leggete su Facebook o leggete la maggior parte dei libri della divulgazione spirituale, le emozioni che vi offrono sono emozioni grossolane, e se tu non ti rendi conto che c'è un altro tipo di emozione, che il Savitri non è il manuale dei 12 abbracci, ma è un altro tipo di emozione, lì puoi capire che c'è qualcos'altro, cioè che l'orizzonte può essere molto più ampio. Nel libro noi facciamo un esempio per spiegare questa cosa, cioè la divulgazione spirituale è un corso di propedeutica, cioè la società occidentale non è abituata a parlare di anima, di stati non ordinari di coscienza, di esseri inorganici, di accompagnamento al morente, quindi deve essere educata, cioè noi dobbiamo partire dalle elementari, in India, in Nepal, in tanti altri paesi, stanno all'università, noi stiamo alle elementari, perché tante cose non le sappiamo, il nostro cervello non riesce a elaborarle. Cioè, quando si dice che qualcosa è mentale, non è tanto sbagliato. Enrico Urbano chiamava riflesso agnostico dell'uomo occidentale, cioè un modo di pensare veramente schizzoide, che viene applicato a tutto. Quindi alla scelta, se devo scegliere se bere l'acqua naturale o quella frizzante, oppure
quando faccio isso, quando mi capita un'esperienza di sogno lucido spontaneo, ragiono nella stessa maniera. Quella è mentale e quella è appunto da distruggere. Ma no, perché ho perso la. Pensate alla risposta che abbiamo cercato di dare alla medicina tradizionale e quindi ai tentativi di affiancarla o di superarla o di sostituirci alla medicina tradizionale. E quindi noi abbiamo visto una medicina tradizionale in cui ti fa male la schiena, prendi la pasticca per il mal di schiena, metti la pomatina, ti succede qualcosa, pillolina, cioè dolore, fastidio, risposta medicinale. Abbiamo sviluppato delle tecniche alternative, delle discipline alternative, pensate alla metamedicina, pensate alla nuova medicina germanica, pensate a tutti quei tentativi di riuscire a rispondere diversamente, considerando ogni sintomo un messaggio. È interessante, è molto bello, ma anche lì stiamo facendo la stessa cosa, stiamo ricadendo nello stesso problema grave. E il problema grave qual è? Pensare che per ogni dinamica ci sia una e una sola risposta. Pensare che sia possibile un manuale nel quale se io sfoglio ad un certo punto vedo mal d'orecchi, ah sì, è perché non voglio ascoltare. E questa cosa è brutta, non che sia sbagliata, non che sia falsa, ma pensate all'interpretazione dei sogni. Non possiamo davvero pensare che io ho sognato un cane che mi mordeva il sedere, ho sbattuto su un tavolino, che questo sia lo stesso sogno per me e per lei. È vero, ci sono dei contenuti onirici che sono comuni, però poi la narrazione personale è totalmente diversa. E poi cosa stiamo facendo? Così continuiamo a sviluppare il nostro senso di colpa, a vivere nel senso di colpa. Hai un tumore, è colpa tua, te lo sei cercato tu, te lo sei scelto tu. Ma vi rendete conto di quanto è brutta una cosa del genere? Di quanto, volendosi sostituire a una narrativa tradizionale del tumore come ti è capitato, sviluppa una risposta che volendo essere evolutiva diventa depressiva, diventa distruttiva, tanto quanto lo è il pensiero positivo. Mi sono ripresa. Perché il discorso appunto è questo, perché facciamo questo? Perché in realtà continuiamo ad avere quel modo di pensare, cioè abbiamo introdotto all'interno di qualcosa che era già pieno qualcos'altro, quindi abbiamo capito che la risposta alla malattia tradizionale, cioè il tumore che viene perché ti è capitato, era una risposta limitata, però adesso abbiamo messo da parte il manuale di medicina tradizionale e abbiamo sostituito con il manuale di metamedicina. In realtà le cose sono un po' più complesse, quindi abbiamo iniziato a approcciarci a un certo linguaggio diverso, quindi come dicevo una propedeutica, abbiamo cominciato a fare il primo corso di filosofia dell'università, un corso di preparazione all'università, un corso in cui cominci a capire, ad imparare a usare alcuni termini. Però non stiamo ancora facendo il corso di filosofia e per fare il corso di filosofia non c'è nessuno che ti apre la porta e che ti invita, lo devi fare tu. Devi renderti conto che lì rischi di rimanere impantanato, che quella cosa è utile, ci puoi anche ritornare quando ti serve, appunto la metamedicina, tecniche olistiche e cose varie, ma non ti puoi fermare lì, perché se ti fermi lì rimani comunque un consumatore e rischi di continuare a leggere libri, fare seminari che sono sempre tutti uguali e che non ti danno mai vera soddisfazione e quindi arrivi a un livello di saturazione e senti, perché noi abbiamo tanti lettori ci hanno scritto, ci hanno detto che questa sensazione ce l'avevano e non riuscivano a dare una risposta completa, senti che c'è qualcosa che non, cioè come se non riuscissi a passare, ad andare oltre una certa soglia. Perché? Perché abbiamo pubblicato adesso un libro di Armando Torres su Carlos Castaneda e altri stregoni e c'è una cosa interessante, c'è una curandera che gli dice, che dice a Torres, l'agopuntura noi la pratichiamo, è una cosa molto interessante, però voi fate una cosa che non ha senso, cioè fate le mappe per i punti dell'agopuntura. Ma mica sono uguali per tutti. Cioè, una persona che ha un'intelligenza esoterica, che ha un'intelligenza, cioè la capacità di vedere dove sono i tuoi punti dell'agricoltura, non usa la mappa. Usa la mappa chi sta cercando con lo stesso strumento, cioè la mente occidentale, patriarcale, di raggiungere qualcosa che in realtà è irraggiungibile in quel modo. L'unico modo per raggiungerlo
E quindi per arrivare a un altro livello di consapevolezza è quello di cambiare completamente mente. Solo che quello che noi pensiamo, quando ci rendiamo conto di questo, quello che facciamo è buttare via il bambino con l'acqua sporca e quindi dire che tutto il mentale è sbagliato. Ma in realtà lo sciamanesimo è un grande esempio di questo. Non è che lo sciamanesimo è zero pensiero, è un altro livello di pensiero, un altro modo di vedere la realtà. Ma il vedere non è un vedere con gli occhi, è sviluppare altre caratteristiche, dare spazio ad altre caratteristiche, ad altre facoltà dell'essere umano a cui noi non diamo spazio. In questo senso il nostro discorso non si discosta poi da cose che probabilmente avete sentito dire da altri, cioè abbiamo delle potenzialità inascoltate. Il fatto è che se poi quello che vi viene detto subito dopo abbiamo delle potenzialità inascoltate è tu sei Dio, tu sei perfetto, tu sei meraviglioso, tu crei la tua realtà, quello che si sta facendo è consolare in un modo un pochino diverso da quello che fa la Chiesa Cattolica, ma poi non troppo diverso, tant'è che la maggior parte della spiritualità contemporanea viene dal cristianesimo, viene in particolare da una corrente degli anni 30 che si chiama New Thought, che ha mescolato la rivelazione cristiana al marketing, tecniche e dinamiche mentali per ottenere le cose, nell'idea statunitense soprattutto, ma anche francese, che non c'è niente, Gesù sarebbe contento se tu riuscissi a ottenere quel macchinone che ti piace tanto. In realtà quella è una grande fregatura, nel senso che risponde non alla dichiarazione cristiana, ma alla dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, che ha raccontato per la prima volta il bisogno di perseguimento della felicità, anche materiale, dell'uomo occidentale. Questa è una gran bella fregatura, nel senso che questa mescolanza tra appunto le dinamiche mentali e quello che tu vuoi nel mondo ordinare con la dichiarazione cristiana ha creato proprio un piccolo spostamento di significato che però è significativo. Cioè la liberazione cristiana si dice devi essere nel mondo ma non nel mondo, e invece queste tecniche gli dicono devi essere nel mondo e del mondo. La differenza ci può apparire molto sottile. In questo spazio c'è il discernimento, e il discernimento è sempre una questione personale. Ci sono domande? Me la stavi accennando al pensiero positivo. Sì. Il pensiero positivo è ottimo se sei in un mare di web psicologici creati, perché ti dà la forza per riuscire a tirartene fuori. Quando è utilizzato all'interno di un percorso evolutivo, è quanto di più dannoso possibile. È come aprire un frigorifero e pensare che dentro al frigorifero c'è di tutto, mentre invece è una bottiglia di latte e basta. È vedere ciò che non c'è, è forzarsi a pensare che la realtà sia diversa da ciò che è. È un pensiero che ti obbliga a sviluppare un approccio produttivo nei confronti della realtà e quindi a disporti costantemente all'accettazione passiva della realtà, che è diverso da un atteggiamento proattivo, che è quello di vedere nel frigo quello che c'è e andare a muoversi a comprare qualcosa, se hai fame, se hai voglia. Noi pubblicheremo un libro di una che si chiama Gabriele Oettingen, una professoressa della New York University tedesca, che ha passato 20 anni a studiare il pensiero positivo e a dimostrare scientificamente che il pensiero positivo non solo è dannoso, ma non funziona. E che è molto più interessante un pensiero che si soffermi su ciò che non funziona. Invece che depressione pura. No, è un pensiero interessante perché ti dice immagina la cosa, immagina ciò che farai. Se tu la immagini e la immagini conclusa, perfetta, senza nessun problema, tu hai sviluppato dentro di te una soddisfazione anche a livello chimico che poi ti indispone al raggiungimento dell'obiettivo. Anche se vogliamo parlare di obiettivi, e l'obiettivo non è una dinamica spirituale, cioè l'illuminazione, cercare l'illuminazione in X tempo, non è spiritualità. Se tu fai un lavoro su di te per illuminarti, non sei all'interno di un percorso spirituale, sei all'interno di un percorso di marketing applicato alla spiritualità, che non c'è niente da spiegare. Ma pur accettando l'idea di obiettivo, pur volendo perseguire un obiettivo, non è che è sbagliato perseguire un obiettivo nella vita, è sbagliato portare gli obiettivi nella spiritualità, pur accedendo alla dinamica idea, risultato, ottenimento del risultato, il pensiero positivo non funziona, perché vale molto più la pena concentrarsi su ciò che potrebbe andare storto, sui miglioramenti che possono essere inseriti,
E lei l'ha fatto sottoponendo diversi lotti di studenti. Ad uno gli veniva chiesto di pensare positivamente all'esame, agli altri gli ha chiesto di pensare a cosa potrebbe andare male durante l'esame. E cosa è successo? È successo che questi sono andati tutti bocciati, gli altri invece sono stati tutti promossi. Ovviamente misure percentuali diverse, non proprio tutti, non proprio nessuno, però di fondo ha dimostrato con migliaia di esperimenti che il pensiero positivo non funziona. Non funziona a farti raggiungere ciò che tu stai costruendo, fermo restando che ragionare per obiettivi non ha nulla a che vedere con l'esperimento. Allora, quello che mi pare di capire è che bisogna gestire tutto quello che con cui veniamo a contatto, appunto, la nostra risposta alla fine, no? Quello, due cose secche. Uno, in relazione al discorso che facevi sulla responsabilità, mi ha colpito un po' il fatto che per quanto riguarda invece la malattia, in qualche modo, secondo quello che ho capito io, magari mi sbaglio, si tende invece a deresponsabilizzare il malato sulla sua malattia. Quando invece, secondo quello che io so e che ho esperito in tutta la mia vita, anche poi attraverso Ludwig Bell, che poi Simon, poi così, una responsabilità non per il tumore, perché tu lo vuoi, ma sul tuo modo di vita, sul tuo modo di non staccarti da situazioni di sofferenza, eccetera, influisce sicuramente sulla carne. Okay? Quindi volevo capire meglio questo discorso della responsabilità, perché secondo me è molto importante anche a livello di genitori, di educatori, di funzionari pubblici, di politici, siamo proprio tutti scellerati e deresponsabilizzati, è sempre colpa di qualcun altro. E quindi io questo discorso sulla responsabilità lo sento molto forte. Quindi vorrei capire bene anche sulla malattia cosa ne pensate voi, poi magari faccio tesoro di, anche da quello che dite voi, di quello che sento, che mi va bene, che percepisco, che capisco, e poi no, ognuno fa un po' quello che pensa. L'altra cosa è sugli agganci, che tu chiami agganci della PNL, per quanto riguarda la mia esperienza, sono le ancore, che non servono per avere emozioni, ma servono per, scusa magari poi se vuoi ne possiamo discutere, per produrre attraverso delle metodologie, anche lì ognuno usa quello che per lui va bene, no? A me piace, non so, l'arancione, mi fa bene vederlo, magari mi vesto l'arancione, un altro no, ecco. Per quanto riguarda le ancore, servono per... in certi momenti di grande conflitto, di grande sì, per ancorarsi, per cambiare un attimo il tuo stato in modo che tu possa superare quel momento difficile senza provocare danni tuoi a te e agli altri. Quindi secondo me anche di quello, non è la PNL di Roberto Gaia, ci sono delle tecniche PNL efficacissime, buone, etiche, mentali e accurate, che secondo me funzionano molto bene. Bene, quindi la risposta sulla responsabilità che mi interessa, se possibile, anche sulla malattia, sulla gestione del corpo. E poi, se vuoi, insomma, magari approfondiamo questo discorso. Non vorrei rubare 10 anni, ma insomma, vedremo. Mentre presentavo questo libro a Palermo, il Monte Pellegrino prendeva fuoco. Il Monte Pellegrino è un monte che sta sopra Palermo e ha preso fuoco perché degli operai antincendio hanno dato fuoco Sterpaglie e poi al bosco, causando un danno di 10 ettari. E già di per sé è dimostrativo dello stato psichico dell'umanità e dei nostri contemporanei. Come è accaduto? È accaduto che, come hanno dato fuoco? Hanno cosparso di benzina dei gatti, li hanno bruciati e li hanno mandati a correre all'interno dei boschi, in maniera tale che bruciassero più piante possibile. La spiritualità è rendersi conto che si è responsabili di ciò che è accaduto. Non è pensare che c'è un tumore ed è colpa tua, ma è pensare che tanto il tumore quanto il gatto che è stato cosparso di benzina e gira per i boschi del Monte Pellegrino è tua responsabilità. In questo senso lo scopo non è la salute tua, lo scopo è la salute della razza umana. Cioè è riconoscersi come necessariamente fruitori del voto del Bodhisattva. È presente cos'è il voto del Bodhisattva? È l'idea secondo la quale uno sceglie di non passare al livello successivo una volta morto, perché vuole prima che tutti quanti si liberino. Vuole prima che tutti quanti, una volta come dire, concluso il primo ciclo di incarnazioni, riescano a proseguire nei cicli di incarnazioni. Ma vuole che fa qualcosa? Vuole fa qualcosa? No, agisce. Allora molto di sinistra, mi piace. L'idea è questa. Mi piace, cioè, mi piace.
No, ma sono, io sono d'accordo con questo. Ah, ok. No, no, non sto dicendo che non sto dicendo che è sbagliato. Sto dicendo che l'idea sensata è questa. Cioè, riconoscersi come corresponsabili, non come dei responsabilizzati insieme. Cioè, come la mia responsabilità più la tua responsabilità è la nostra responsabilità. Non il fatto che io ho un problema e tu ne hai un altro, ci allontana e ci rende due individui separati. Cioè, per noi la spiritualità deve essere, e questa cosa l'abbiamo scritta in più di un'occasione, deve essere prima di tutto il riconoscere che se tu stai buttando una cicca di sigarette per terra, sei un fesso, non sei uno spirituale, puoi aver fatto tutte le meditazioni del mondo, puoi essere super illuminato. Però lo scopo, di nuovo, non è la tua salute, perché l'idea di salute è pericolosa. Cioè, l'idea di salute spesso è simile all'idea di perfezione, cioè l'idea di completezza. E l'idea di purificazione, cioè l'idea che ci sia qualcosa che vada riportata ad uno stato originario. In realtà la spiritualità, ovviamente la spiritualità, stiamo usando una parola per dire tutto e per non dire niente, perché anche, per esempio, l'archetipo. Come fai a dire che cos'è un archetipo? Anche prima dicevamo il sogno, la malattia, è tutto simbolo. Cioè, è tutto a un pezzo di qua nel visibile e un pezzo di là nell'invisibile. Quando tu pensi di aver preso possesso di un archetipo, vuol dire che non hai capito l'archetipo. Quando tu pensi di aver capito che cos'è il colore verde o di aver capito che cos'è il capricorno, è la volta buona che non c'è più niente. Ma questo è troppo mentale, invece l'archetipo serve da stimolo, da momento di provocazione, come anche Foucault, in altri termini, professava. E quindi, adesso, noi stiamo parlando in generale, però mi riconduco invece a quello che interessa a me, il fatto di elicitare negli altri la stessa così gioia, la ricerca di salute, perché anche la salute è pericoloso se uno è ossessivo, ma se uno è un rompipalle come magari molte persone malate che sono malaticce da 20 anni e utilizzano la malattia come scusa per, voi lo sapete meglio di me, allora ecco, in quel caso invece forse dovremmo parlare e condividere molto bene quello che pensiamo di salute, se non altro perché se continui a bere 2 litri di vino al giorno per forza ti senti male e però devi, come posso dire, non condividi nulla che sia in crescita, che sia in benefico. No? Certo. Ecco, quindi elicitare negli altri o condividere soltanto questo, condividere, magari per cambiare noi stessi idee, ecco. Sì, ma, guarda, ecco, questo sulla DNL credo che la seconda risposta possa completare la prima. Certo, sì. Inizio io poi, smetto. L'idea della DNL può essere esemplare, perché nasce dal lavoro di 2 grandi studiosi che avevano l'intento di rendersi utili, cioè volevano rendersi utili, volevano fare in modo che ciò che gli avevano mostrato i loro studi potesse essere applicabile. Ma cos'è diventata la DNL? Al di là di Roberto Rea, la DNL è diventata il copiare il carisma di qualcun altro. Sai da dove parti tutto quanto? Da modellare l'eccellenza, ma non ma sul modellabile, perché ognuno rimane nel suo territorio. E ma quello è il pericolo. Cioè, è mettere in chiaro una cosa molto difficile da capire, che la psicologia non è la spiritualità e la spiritualità non è la psicologia. Oggi viviamo in un tempo in cui si sta spiritualizzando la psicologia e psicologizzando la spiritualità, creando delle confusioni molto grosse. E le due cose non sono la stessa cosa, e questo è pericoloso. Perché quello di cui stiamo parlando, infatti, quando dicevi di condividere, cioè quest'idea è un'idea, noi abbiamo trovato nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi 40 anni, dei modi straordinari di risolvere blocchi psicologici che una terapia psicologica avrebbe risolto forse dopo 20 anni. Cioè, anziché passare tutte le settimane di mio padre, mia madre, oggi con anche semplicemente con antipsicomagici, con costellazioni familiari, queste cose possono essere trasformate in pochissimo tempo. Questo è importantissimo. Solo che questa rimane quasi sempre psicologia. Sì. Ci sono nuovi modi psicologici che noi abbiamo di risolvere questi blocchi. La spiritualità è qualcosa. Sì, sì. Okay. E noi rischiamo di sentire una tensione, sentire un movimento e di dire, vabbè, questo movimento, cioè io mi trovo in una stanza, fino a questo momento mi è andata bene questa stanza, questo territorio, sento la spinta in realtà ad uscire da questo territorio, ad andare verso uno spazio aperto, ma penso che la spinta sia girare intorno. È questo che stiamo dicendo, nel senso, probabilmente la spinta a un certo punto, dopo che tu hai pulito tutto l'albero genealogico, ti sei ripulito tu, hai pulito casa tua, hai scoperto, sai tutto, tutti gli sciamani, tutto, forse è il momento di passare a un livello successivo. Ma il linguaggio della spiritualità non è come diceva Lucia Ridare,
è un altro salto quantico, cioè abbiamo un linguaggio psicologico, abbiamo un linguaggio linguistico, metalinguistico, un linguaggio di pratica, un linguaggio tecnico, mille linguaggi, ma il linguaggio della spiritualità qual è? Se non, non lo so, io non lo conosco, perché lì, non sono lì è solo una questione personale, lì non sei più il consumatore. Il fatto è che tu rischi di continuare a essere consumatore e quindi di andare a cercare, perché noi lo vediamo anche come organizzatore di eventi, sempre nuovi stimoli e quindi un relatore nuovo, un libro nuovo, che però ti soddisfano fino a un certo punto. Quando in realtà quello che dovresti fare, dopo aver fatto tutti i viaggi organizzati nel mondo, prendere lo zaino e partire da solo, perché lì non ci sarà più né una tecnica, né un metodo, né qualcun altro che ti indicherà la strada. Quindi quello che stiamo cercando di dire è questo. Cioè, fare il pellegrino da solo, anche se poi vai solo 100 metri, ma valgono più quei 100 metri fatti da solo che chilometri e chilometri fatti su un pullman in cui ti vogliono vendere le pentole, sostanzialmente. Però c'è gente che vuole comprare le pentole. Io questo è il mio problema grosso, ma, il mio disagio è per c'è. Ma va bene, perché probabilmente... No, perché, come dicevamo, se è una propedeutica, se queste persone non conoscono un certo tipo di linguaggio, probabilmente avvicinarsi anche solo come consumatori può andare bene. Non possiamo costringere qualcun altro che vuole continuare a comprare le pentole a dire che le pentole se le può costruire da solo o che non gli servono. Può essere il momento per questo viaggio da solo, insomma. No, Ma non possiamo, cioè non possiamo trascinare qualcun altro. Quindi, appunto, in questo senso noi non diciamo che sia sbagliato fare un certo tipo di cose. Cioè, se una persona fino a ieri continuava a imbottirsi di farmaci e a un certo punto comincia semplicemente a domandarsi se il motivo per cui ha sempre mal di testa viene da qualcos'altro, quello va bene. Poi rischia di rimanere lì, quindi di cambiare gabbia, ma di rimanere comunque in gabbia. Se uno esce da una gabbia è difficile far rimanere in un'altra, nella mia esperienza. È la prima. Ma a livello di dinamica collettiva, a livello di dinamica collettiva, in realtà noi siamo usciti da una gabbia enorme a metà dell'Ottocento e abbiamo cercato qualcos'altro, perché c'era un crollo totale delle certezze. Oggi viviamo un momento a livello di transiti astrologici, un momento di grande quadratura in cui stanno crollando tantissime certezze che noi abbiamo. Noi non viviamo più in una società, questo Zygmunt Bauman lo diceva già decenni fa, non viviamo più in una società solida, viviamo in una società liquida, ma forse in realtà negli ultimi anni viviamo in una società allo stato gassoso, perché le nostre dinamiche, le nostre relazioni sono così superficiali spesso e così appunto usa e getta. Tant'è, l'ultimo capitolo del libro si chiama La spiritualità allo stato gassoso, che riprende un saggio di Michaud, che è un filosofo francese, che si chiama L'arte allo stato gassoso. Cioè abbiamo questo tipo di relazioni, di modo di approcciarci che è molto superficiale. Non è una cosa negativa, perché una volta che la situazione è questa e che la corrente è così forte, uno non può semplicemente indignarsi e dire che brutto, che brutto, che brutto, e le relazioni tutto così immediato, la comunicazione immediata, oggi fai una cosa, domani non ha più senso. Prima erano solo i giornali essere così, il giornale usciva oggi, domani non valeva più. Adesso è tutto, qualsiasi opera, qualsiasi cosa facciamo, dura solo lo spazio di un giorno. Ma se noi continuiamo a indignarci per questo, in realtà non risolviamo. Dobbiamo cercare di capire come fare per comprendere intanto veramente bene qual è il fenomeno all'interno del quale ci troviamo. Non pensare che non ci troviamo nel fenomeno, che siamo Dio e quindi siamo fuori dalle dinamiche della società, e cercare di capire come possiamo fare a essere realmente consapevoli di queste dinamiche. Cioè, quello in cui ci troviamo è una società in cui è tutto appunto allo stato gassoso, tutto ci spinge tutto al disimpegno, a vedere solo l'oggi, cioè quello che compriamo oggi. Perché noi compriamo con così grande facilità? Perché compriamo con il cellulare? Perché pensiamo al soddisfacimento oggi di un bisogno temporaneo che abbiamo. Invece noi cerchiamo di ampliare lo spazio e di capire che magari possiamo recuperare alcune cose del passato, e in questo il fatto che ormai tanti testi classici di spiritualità non vengono più letti è emblematico. Cioè è molto più semplice leggere 15 abbracci e 12 parole magiche piuttosto che andare a leggere un grande testo di spiritualità, perché è molto più complicato e richiede molto più impegno. Questa è la corrente, cioè il soddisfacimento di quello che c'è oggi.
Ma questa corrente così non ci porta nel futuro con qualcosa, cioè rischiamo di andarci senza un contenuto, senza esserci portati via niente. Questa è una responsabilità, di nuovo, una responsabilità personale. Il fatto è che la responsabilità è sempre personale, quindi quello che cerchiamo di dire nel libro è questo, cioè di non fare parte passivamente di un fenomeno, non illudersi di essere chissà chi, perché poi noi abbiamo in questa società l'illusione di essere molto più di quello che siamo. C'è una società che ingigantisce quello che siamo, cioè tutti noi siamo convinti che quando scriviamo qualcosa su Facebook la legga il mondo. In realtà la legge una cerchia di amici che può essere più o meno grande. Io conosco delle persone che hanno 15.000 mi piace sulla pagina Facebook e pensano di essere VIP, ma in realtà siamo più di 50 milioni in Italia. Cioè cercare di capire che siamo spesso molto meno di quello che pensiamo di essere e che quindi possiamo essere molto di più, questo è una spinta e questa è una responsabilità personale. Altre domande? Quindi scusa, questo è l'avvertimento, il fatto di doversi prendere la responsabilità di fare un percorso. Non vorrei cadere nel tranello di chiedere la tecnica, però la domanda di un esempio quantomeno credo che nasca poi spontanea. Cioè fare quel pellegrinaggio per cui esci un po', no, dai viaggi organizzati, come si fa? Come si può fare? Immagino che ci siano innumerevoli modi. E scusa, e un'ultima cosa, è del tutto personale oppure a un certo punto ci vuole quella corresponsabilità, quindi anche creare connessioni, creare una cultura che adesso non c'è, siamo alle elementari noi adesso, ma c'è chi invece è all'università, giusto? Sì, prima di tutto bisogna prendersi la responsabilità di iniziare uno studio filosofico, nel senso più ordinario del termine. La filosofia ci fa paura. Eppure i libri di filosofia costano 5-10 euro, adesso è veramente facile leggere. È che presuppongono uno sforzo iniziale, cioè l'aderenza ad un lessico, che non siamo più disposti a fare. Mentre invece se lo facessimo scopriremo che se abbiamo davvero interesse a capire qualcosa delle reincarnazioni, più che leggere Brian Weiss sarebbe bello leggere Platone. Se davvero ci dobbiamo domandare qualcosa sul nulla e su ciò che c'è, al fondo dell'essere, più che leggere, non so, scegliete voi uno scrittore contemporaneo, sarebbe il caso di andarsi a leggere Sartre e sarebbe molto più soddisfacente. Ma la filosofia è naturalmente sorella della spiritualità, anzi Solavardi, che è un mistico persiano, diceva che un filosofo non è completo senza mistica e la mistica non è completa senza filosofia. Noi abbiamo dismesso, in un certo senso, l'idea che sia necessaria una struttura per accedere a certi stati e che basti accedere a quegli stati. In realtà, certi stati ora sono anche sopravvalutati. Viviamo nell'ossessione dell'esperienza di picco, perché viviamo in un'epoca performativa in cui abbiamo bisogno di vivere boom, il botto, boom, ah, non sai, ho vissuto, ho fatto l'aspirazione autropica, ho fatto quello, ho fatto quella. Oh, noi l'abbiamo fatta l'aspirazione autropica, non è che non siamo all'interno di questa dinamica, così come prima, forse parlare di gabbie è brutto, ha più senso parlare di mondi. Noi siamo in grado di uscire dai mondi, da un mondo che era stretto, poi ce ne troviamo un altro, poi ce ne troviamo un altro ancora. Ciò che va sviluppata è la tendenza alla fuga, è la capacità di diventare ottimi evasori, ma non delle tasse, dei mondi, imparare ad evadere costantemente di mondo in mondo. Questa è la cosa che va sviluppata, cioè la tendenza a non farsi bastare le cose. C'è un... Scusa, e per questo quindi torniamo un po' alle origini? È questo torniamo alle origini, più che alle origini, cerchiamo di tornare alla natura, in tutti i sensi possibili, ma non alla naturalezza, proprio alla natura. Cioè riconoscere che non esiste una spiritualità che non abbia a che fare con una decrescita interiore, che non esiste un percorso che non sia un contatto con la natura diverso. Ma contatto con la natura non significa fare il fricchettone e dire che gli alberi sono belli. Significa... come a noi è capitato, perché non cerchi di portare i tuoi figli a contatto con la natura? Noi abbiamo pubblicato un libro che si chiama Asino nel Bosco e siamo gli organizzatori, facciamo parte dell'Asino nel Bosco, i nostri figli vanno all'Asino nel Bosco. Tantissimi ci hanno detto, ma voi come la prendete? Non siete tristi? Perché? Perché ora vanno all'Asino nel Bosco, poi da grandi si scontreranno con la realtà.
e pensando di essere compassionevole e carini. In realtà questa è terribile. Cioè tu stai dicendo preferisco che mio figlio ora non sia felice perché dopo rischia di essere infelice. Guardate che è terribile. E invece che costruire, per rispondere alla tua domanda, la sera nel bosco, nel frattempo abbiamo costruito le elementari nel bosco. Costruiamo le mele nel bosco. E se tutti quanti cominciassero a costruire il bosco e delle scuole all'interno del bosco, la situazione sarebbe completamente diversa. In questo senso la corresponsabilità è importante, cioè costruire delle relazioni che siano molto più sane e completamente diverse. Cioè noi veniamo da secoli e secoli in cui i matrimoni erano contratti tra persone che spesso non si conoscevano e che stavano insieme tutta la vita. Chi fa queste relazioni familiari lo sa, che un matrimonio apparentemente tranquillo poi alla fine scopre che è una cosa terrificante in cui la donna spesso veniva sottomessa, doveva sopportare le cose atroci. Oggi viviamo in una situazione in cui ovviamente questo crea gli estremismi, cioè crea una quantità di femminicidi in Italia che è in crescita, ma siamo in una situazione in cui una donna che non viene trattata bene, per esempio dal marito, semplicemente una coppia che non si ama più si può lasciare, senza che ci siano scandali. Il fatto è che questo mette in luce, cioè è come se noi avessimo nascosto la polvere sotto il tappeto, cioè pensavamo che le relazioni fossero così statiche, perché stavamo in una società solida, la società liquida ci fa vedere che in realtà le relazioni siamo, come dire, a livello emotivo, a livello relazionale siamo molto immaturi, cioè ancora non siamo in grado di relazionarci in maniera veramente sana. Tant'è che le nostre relazioni durano poco, che ci scontriamo spesso con delle persone e poi appunto, come avrete letto in tantissimi libri, ti capitano, cioè cadi nell'equazione ripetere, quindi ti capitano sempre un certo tipo di rapporti, un certo tipo di colleghi di lavoro, cioè hai sempre le stesse dinamiche finché non le risolvi. Questo è vero. Da qui cosa fai? Cioè cerchi di guarire in continuazione, cioè, e cerchi di isolarti, di appunto non giudicare gli altri per non essere giudicato? Oppure cerchi di sviluppare nuovi modi di relazione, cioè di imparare a relazionarti, è una cosa anche qui a cui non siamo stati educati, cioè la nostra scuola non ci educa a relazionarci, ci educa a competere e a essere bravi davanti al maestro o alla maestra, non ci educa a relazionarci tra di noi, non ci educa a creare dei progetti tra di noi. In questo senso l'impegno sociale purtroppo all'interno della divulgazione spirituale non c'è quasi per niente. L'idea, cioè una riflessione sulle discriminazioni di genere, sul sessismo, una riflessione sana sull'omosessualità, non c'è. In realtà sarebbe veramente molto importante che ci fosse, cioè se ci fosse un impegno sociale all'interno di questo ambiente, tutti i milioni di persone che si occupano di queste cose potrebbero veramente cambiare. E in questo non è necessario fare un partito politico, è un fatto sociale, cioè un fatto proprio di relazione tra di noi. Il fatto è che in questo ambiente c'è appunto l'egocentrismo, il narcisismo e il disimpegno. Cioè vado a comprare qualcosa, compro un corso, compro un libro e penso a me. Non c'è l'idea di poter condividere la mia visione, che non è l'immaginazione mentale del voglio la casa con la piscina, ma la mia visione del futuro con qualcun altro. E questa cosa secondo noi è invece importantissima, cioè è una grande possibilità che abbiamo oggi. La filosofia, come dici tu, non è quasi scomparsa in tutti gli ordini di scuola, in fondo. Bisognerebbe effettivamente introdurla forse anche negli ultimi anni, a cominciare dagli ultimi anni della scuola elementare. Cosa. E lui fa la filosofia per quello. È bellissimo. Ma io ho l'idea che purtroppo in questo momento storico qualsiasi cosa, anche la più evidentemente giusta in linea spirituale, no? Come che la linea spirituale può essere quel meccanismo che ti fa essere cosciente il più possibile del reale, così com'è, e non del reale come ognuno di noi se lo immagina in maniera soggettiva, no? E che qualsiasi cosa, quindi qualsiasi, anche le teorie più giuste, teorie, perché poi finché si tratta di teorie vuol dire che non si tratta di pratica, però ci sono delle teorie, cioè parole, che indicano come mettere in pratica un certo stato, no? E solo che mi sembra che in questo momento storico questa società, qualsiasi cosa venga immediatamente portata a un livello, tra virgolette,
virgolette, mentale, cioè dove c'è qualcosa che è giusto fare a dispetto di una tua sensazione profonda di appartenenza a questo mondo, con le leggi naturali che questo mondo ospita e prevede. E essenzialmente perché il lato più mancante, a mio avviso, è che poco siamo capaci di amare intendendo non quella cosa dove per forza devi trovare un afflato affettuoso verso chi ti sta davanti, ma come quella cosa che ti fa essere cosciente del reale così com'è, amare effettivamente uno che sta ubriaco. Presuppone che tu capisci che quello è ubriaco e quindi non ti potrai comportare con lui come ti comporti con uno che non è ubriaco. E amarlo significa questo, e quindi tu puoi sopperire al fatto che lui è ubriaco in qualche modo e sei quindi nella realtà così com'è, che però è un misto tra, no? Tra quello che è l'esterno e quello che sei tu come armato di libero arbitrio, non mi viene un'altra parola più armato di lì, è brutto, però come potenzialmente in grado di esercitare un proprio libero arbitrio, che significa che a dispetto, o comunque non necessariamente a dispetto, ma in maniera controllata rispetto a quello che il tuo passato ti ha fatto essere, hai una certa possibilità di determinazione del futuro, del momento dopo. L'amore è una cosa che ci manca in maniera profonda, perché immediatamente, se pensiamo amore, andiamo a pensare a che cosa nella nostra testa ci rimanda amore, e quindi facendo questo chiaramente ci allontaniamo dalla sensazione di amare il presente, come dire. Ed è molto difficile uscire da questo, quindi tornando a bomba a questa idea che questa società in questo momento trasforma tutto in teoria, cioè qualcosa che devi fare per ottenere qualcos'altro, no? Come dicevo prima. E quindi il problema è che la soluzione in realtà per la spiritualità non esiste una soluzione. Cioè, è che non esiste una soluzione perché uno ha a che fare con la vita sempre, in ogni momento, quindi non c'è qualcosa che funziona al di là del contesto, per cui dice ok, mi comporto così, so che funziona. Non c'è. E quindi in teoria la cosa difficile è appunto stare nella realtà, però perché presuppone proprio una presenza in se stessi che è quasi, sì, appunto, ecco lì, proprio spirituale adesso. Lo so che non c'è una domanda, lo so perfettamente, era così una riflessione anche più riferita a quello, e comunque un'osservazione rispetto anche all'ultima cosa che stava dicendo lei, rispondendo alla domanda lì, non so chi, vabbè. Sì, perché noi viviamo immersi in questo mondo, cioè se tu sei convinto di essere Dio, di essere fuori da queste dinamiche, quando in realtà la mattina ti svegli, pensi a cosa devi fare durante la giornata, tutti gli impegni, devi andare a lavorare, devi stare in traffico, cioè ti stai illudendo di non stare dove stai in realtà, e quindi di stare in una società che non risponde al tuo bisogno, e questa è una schizofrenia in cui ci troviamo tutti. Solo che se noi ci rendiamo conto di vivere in questo tipo di società, e quindi di avere ovviamente dei fastidi, perché questa è una società insana che vede l'essere umano solo come nuda vita, solo come uno strumento di qualcosa, tu sei un lavoratore, tu sei un consumatore. Noi ci rendiamo conto di questo, è evidente che dobbiamo cercare di creare insieme uno spazio in cui sia possibile il dono, in cui sia possibile la gratuità, perché la spiritualità è gratuita, non ha niente a che vedere col fare qualcosa per ottenere qualcos'altro.
E quindi quando noi ci troviamo di fronte a questa situazione in cui ci rendiamo conto che tutte le nostre relazioni sono relazioni economiche, abbiamo la necessità di trovare uno spazio in cui dare e ricevere senza pensare a quanto diamo e quanto riceviamo, ma a farlo semplicemente perché sentiamo il bisogno di farlo. E questo è il grande bisogno che noi sentiamo. Dobbiamo cercare noi dei modi per dare spazio a questo bisogno. O andiamo via, e quindi appunto andiamo in un altro paese in cui c'è un altro modo di vivere, oppure se restiamo qui non possiamo illuderci di non starci. E quindi dobbiamo cercare dei modi. E qui appunto l'impegno sociale, come impegno, come relazione tra individui, questo è importante. Io volevo riprendere un attimo una domanda di quel ragazzo con la barba in piedi, che non so come si chiama. Simone. Di Simone. Cioè, Simone fondamentalmente ha chiesto, mi è parso di aver capito che ha chiesto questo. Ok, voi ci avete detto, ci avete un po' messo in guardia, state attenti, no? State attenti, tutto quello che viene dall'esterno può essere pericoloso, no? Cercate da un'altra parte, cercate dentro di voi, un pochino questo, un pochettino. Questo è quello che ho capito io, poi magari non è questo il messaggio. E allora, e Simone diceva, bene, adesso ci avete detto cosa dobbiamo stare attenti, senza chiedervi la tecnica, la strategia del momento o una cosa esterna, no? Come normalmente si fa, dateci qualche esempio pratico, riportateci qualche esperienza. E Andrea ha detto, come prima cosa, cominciate a approfondire la parte filosofica, no? Questo aveva detto, come prima cosa cominciate a fare questo. E poi io non ho capito cosa dobbiamo fare dopo. Posso dire una cosa poi? Secondo me questo ha molto a che fare con la vocazione personale. Cioè, noi non possiamo pensare di illuminarci tutti, di essere tutti degli eremiti, quando in realtà siamo qui. La cosa più importante che possiamo fare è capire qual è la nostra vocazione personale e seguirla. E da lì capisci, cioè, puoi fare veramente... Cioè, non possiamo dare un giudizio su qualcosa prima, cioè non possiamo pensare che fare il cuoco o assistere delle persone o semplicemente fare il ragioniere, se è la nostra vocazione, sia qualcosa di sbagliato, perché quindi non è abbastanza. Quindi tu stai dicendo, cerca dentro di te, cioè tu stai dicendo non fare quello che ti viene in qualche maniera, comprare è sempre qualcosa di esterno, no? Tu, cioè, l'esterno può essere io vado a comprare qualcosa, il libro, la tecnica, il servizio, eccetera, piuttosto che un qualcosa di esterno può anche essere un'imposizione sociale, una cultura, se è vissuto figlio di notaio, devi fare notaio, ecco, è sempre una cosa esterna. Quindi mi pare proprio che tu stia dicendo, cari, che ti devo dare in spalla, non so se capisco bene, ti sto chiedendo se... Il messaggio è carichi il tuo bello zaino in spalla, parti da solo, ignora un po' per un po', se ci riesci, tutti gli stimoli esterni, guardati dentro e cerca la tua vocazione. È questo che stai un po' dicendo? Non so se proprio in questi termini, nel senso che dipende che cosa intendi per guardarsi dentro. E lo chiedo perché questo ha a che fare con le caratteristiche di ciascuno. Okay. Cioè con non prendersi in giro, con essere sinceri con se stessi. Quindi, perché per qualcuno guardarsi dentro non vuol dire necessariamente stare fermo, seduto, eliminare. Può voler dire, se una persona ha un certo tipo di caratteristiche, stare in mezzo agli altri. O fare, agire a livello motorio. Stavo parlando in macchina adesso per esempio dell'ennagramma. Noi abbiamo studiato l'ennagramma di UGF, che non è l'ennagramma psicologico di Naranco, per esempio. Secondo l'ennagramma, secondo i centri di gravità, cioè tu hai un certo tipo di caratteristiche. Se io, che sono gioviale, ho un certo tipo di caratteristiche e faccio finta di essere qualcos'altro, è normale che sentirò qualcosa che stride. Quindi, e io che sono gioviale non posso fare... non posso arrivare a qualcosa, cioè fare un certo tipo di percorso allo stesso modo il quale lo fa un materiale. Questo ha a che fare molto con le caratteristiche, per questo
ovviamente poi oggi non possiamo, nel senso che potremmo dilungarci anche su questo, in realtà. Però l'esperienza personale e l'ascolto delle proprie caratteristiche, questo quindi è una questione interiore, insomma, con le parole passare un po' dall'esterno all'interno. Sì, senza quindi, però sì. Cioè io capisco questo, poi non so, correggimi se capisco male. Dal vostro, il vostro messaggio è un po' questo, no? È questo, un cioè, pochino a dire lasciate andare tutto quello che vi viene proposto, preconfezionato, fatto. Tu hai detto che non serve. No, è utile perché comunque gli sbatte la testa contro il muro e prendere anche qualche fregatura per imparare. È utilissimo fare esperienze anche, diciamo, ordinarie, usiamo questi termini. Però poi alla fine la risposta la trovi dentro di te. A me non piacciono le frasi fatte, sarà che l'ho sentita centinaia di volte, quindi. No, però, cioè io. Però scusami se non mollo, però il discorso è quello. Un po' come diceva Simone, no? Cioè, avete detto state attenti a questo, no? Allora, dopo ok, quindi caricatevi il vostro bagaglio a spalla, partite, studiate filosofia. E poi fondamentalmente farci i conti con voi stessi. Perché io ti posso passiamo dare, da ti posso dare dei suggerimenti di lettura, ti posso raccontare delle storie, ti posso dire che cosa faccio io. Però tu sei diversa e non c'è nessun altro che ti possa dire davvero. Ti posso esatto. dare dei suggerimenti, ti posso dire qual è il tuo centro di gravità, ti posso fare il tema natale, ti posso dire che cosa vedo. Esatto. Però se tu c'hai qualcosa, cioè. Quindi sei tu, cioè se tu devi andare a prendere la pietra filosofale, non la puoi comprare, te la devi andare a prendere tu. Certo, quindi appunto il messaggio quindi, sì, è una questione personale. Lavora dentro di te. La risposta è dentro di te, e però è sbagliata. Quindi ricominciamo. Nel senso, sbagliato, come peccato, indica il non centrare il punto. Cioè il riconoscere che si può tendere a un centro. Che è come il limite in matematica, no? In algebra, è limite all'infinito e tendere verso l'infinito, verso il più infinito, verso il meno infinito. Questo è quello che possiamo fare. Cioè, al di là del libro, se chiedi la mia, la sua personale visione, la mia è che la spiritualità sia, e questo me lo consiglio, sia l'arte, sviluppare l'arte del saccheggio, cioè la capacità di riuscire a farsi trasportare dalle scuole, dalle tradizioni, di passo in passo, senza però mai invischiarsi troppo. Pensa che nella primavera del 47 Uspensky, che è stato il prosecutore di Gurdjieff, o chiamatelo come volete, però diciamo della scuola della quarta via, fece un discorso pubblico a Londra, lui aveva passato 30 anni a spiegare la quarta via, in cui disse, va bene, adesso dovete lasciare la quarta via. Immaginate la scena, cioè cosa è successo a tutti quelli che stavano lì. Ovviamente, come sicuramente molti di voi immagineranno, la stragrande maggioranza delle persone non gli ha dato retta. Alcuni si sono detti starà scherzando, altri semplicemente hanno detto no, io non ce la faccio. Perché che succede? Nel momento in cui tu indossi un paio d'occhiali che ti fanno vedere la realtà attraverso un sistema funzionante e perfetto, tu non te li togli più. Perché quello che tu vuoi a un livello, come dire, superficiale e anche abbastanza profondo, è qualcosa che ti faccia tornare sempre i conti. E quindi una griglia con cui interpretare la realtà. Però a livello più profondo, se anche non lo pensassi, dovresti cercare di mettere giù l'idea di non farti bastare degli strumenti per interpretare la realtà. E quindi cosa disse Uspensky? Dovete smollare tutta la quarta via e ricominciare da voi stessi. Il dramma della spiritualità contemporanea, oltre ad essere appunto tutto ciò che abbiamo detto, è anche il pensare, in altri casi, che si può ricominciare da se stessi senza aver preso un passaggio. No, prima un passaggio lo devi prendere, prima dentro, nelle cose, ci devi entrare, prima una tecnica la devi esplorare, che sia lo Zen, che sia la quarta via, che sia la Kabbalah, fai quello che ti pare, può essere una commistione tra tutte le cose, è la tua, e non te lo posso dire io. Però una volta che l'hai penetrata, ad un certo punto, e in ogni istante devi portarti dietro questa sensazione, devi essere disposto ad abbandonarla. Devi essere talmente tanto come dire, piena di fuoco verso quella cosa e contemporaneamente disposta ad abbandonare. Niente attaccamento.
niente attaccamento ma nell'attaccamento. Cioè anche sì, qui non sì, dimenticare sì, sì, che sì, siamo sì, esseri paradossali, sì, che siamo sì, quelli che bruciano il gatto e sì, gli fanno vedere sì, tutto sì, il, sì, sì, il bosco. Tra l'altro poi non possiamo, cioè nessun pensiero poi è originale in sé. Se noi accettiamo responsabilmente la nostra divergenza, ognuno di noi ha il suo percorso. Perché noi siamo super condizionati da sempre, no? Voglio dire, non abbiamo niente di nuovo mai, se non appunto facendo questa, coltivando questa divergenza che ogni tanto ci può venire, cioè possiamo attivarci per ottenere attraverso, come dicevi tu, l'esperienza di strumenti diversi, sempre diversi, no? Però è la divergenza che ci rende, insomma, liberi in qualche modo. Cioè non accontentarsi di stare in quel posto lì. Sì, ma non basta, perché no, non basta divergere per divergere. Cioè non basta pensare che stai prendendo un'altra direzione per star prendendo la direzione, perché talvolta la direzione per te divergente è quella ordinaria, è quella che prendono tutti. Cioè anche qui... La percezione però di quello che noi siamo, dobbiamo concedercela almeno questo, nel senso che nel momento in cui non ho altri che me stessa a giudicare quello che sto facendo, se mi accorgo in modo autentico, come dicevi tu, se sto divergendo o no, secondo me, cavolo, se me ne accorgo. E poi divergo e poi divergo. È una fase successiva, secondo me. Io so con Gurdjieff quando dice l'essere umano non può fare. Quindi mi risponde da ragazzo, prima di essere sicuri che quell'uomo lì è ubriaco, domandati se sei ubriaco lì, perché potresti essere ubriaco. Beh, io lo so se sono ubriaca, in quel momento se non ho bevuto potrei essere un'altra cosa, sono qua, sono ubriaca, ubriaco è perfetto, perché è uno stato di ordinaria di coscienza che provoca spesamente. Okay, questo è però è determinato. Io non so se in questo momento in questo momento io sono cosciente di me stesso. Io non so se in questo momento posso fare, nel momento in cui, questa è la mia visione, che esula dal libro, quindi sì, qua sì, sarà uno scontro tra noi, c'è uno scontro, un incontro, il problema, sì, sì, madre della filosofia, tutto quello che vuoi. Però fondamentalmente io, per quel che mi riguarda, non posso muovere passo pensando contemporaneamente che quel passo è giusto ed è sbagliato. Nel momento in cui mi convinco che è giusto, nel momento in cui io penso non sono ubriaco, sicuro non sono ubriaco, sicuro quell'archetipo significa quella cosa lì, sicuro questo movimento implica quest'altra cosa, secondo me mi sto perdendo un pezzo. Io responsabilmente però credo, appunto ancora una volta, perdono l'ossessività oggi, che nell'unità di tempo, in quel lasso di tempo, determino che non sono ubriaco e faccio questa cosa e mi assumo la responsabilità, dopodiché domani è un altro giorno davvero, perché sennò perdo ogni cosa, tutto mi sfugge, non sono più certo di nulla. E questo a me non serve, a me mercuriale, lunare, marziale no. A me serve così, io so che funziona così. Dopodiché, sì, ci sono degli altri comportamenti che posso prendere, mi auguro tutta la vita di farlo. Ma posso farvi una domanda? Però adesso sì, così per me. Voi avete girato, state girando così tanto, ecco, anche in incontri come questo, che percezione state avendo? Quanto chi è dall'altra parte oggi è pronto anche per ricevere determinati messaggi piuttosto di quanto invece cerca di difendersi, no? Poi argomentando. Questo varia molto, nel senso che da una parte, e poi dipende appunto chi assiste alla presentazione e chi legge il libro, perché ovviamente il libro dà una botta molto più forte. Però dopo le presentazioni di solito appunto c'è chi cerca di difendersi e di dire che effettivamente il nostro discorso non è un discorso consolatore. Noi qui non stiamo parlando di angeli, arrivano gli angeli da sé, se tu pensi all'angelo, l'angelo arriva e ti ha la risposta durante il sogno. Questo è una consolazione. Abbiamo preferito non parlare di questo e non parlare anche di tante cose di cui ci sarebbe anche magari piaciuto parlare. Però avrebbero rischiato di confondere troppo le acque. Quindi facciamo un discorso che può sembrare appunto troppo concreto, troppo mentale, però pensiamo che sia importante, almeno per quanto riguarda questo libro, fare questo tipo di discorso. Quindi c'è una sensazione di spaesamento, di confusione, di appunto, e adesso che faccio? E quindi cosa c'è da fare?
perché la difficoltà appunto è quella poi di agire da solo, ma è ovvio che sia così, perché se tu sai che hai un bisogno, che hai una spinta, ma nessuno ti ha educato, perché è chiaro che ci vogliono educazione fin da piccoli per certe cose, nessuno ti ha educato a farlo, è normale che quando ti rendi conto che a un certo punto devi camminare sulle tue gambe, questo ti provoca delle difficoltà, perché sei anche disabituato a vivere con una difficoltà costante, cioè a vivere con un limite che costantemente devi superare. Dall'altro appunto c'è, quindi da un lato magari questo senso di confusione, ma anche senso di liberazione, perché è la risposta anche a dei sentimenti che tantissime persone hanno, tante persone che da tanti anni fanno cose senza provare una soddisfazione piena. E da un lato un senso appunto di bisogno di difesa, questo succede appunto, succede anche perché noi ci poniamo comunque, non ci poniamo come se fossimo al di sopra delle persone con cui parliamo, ma semplicemente offrendo gli strumenti che abbiamo per spiegare questa porzione di realtà. E questo crea anche una sorta di cortocircuito, perché poi in questo ambiente il relatore deve essere per forza una persona che sta sopra di te, che ne sa più di te, a cui tu devi chiedere delle cose perché lui ti può rispondere. In realtà noi lo sappiamo appunto anche da organizzatori di eventi, la maggioranza dei casi il relatore è un essere umano come tutti, che ha difficoltà come tutti. La cosa migliore che può fare un relatore è vedere qualcosa della realtà, cioè avere delle caratteristiche che è riuscito a sviluppare, quindi delle capacità che è riuscito a sviluppare, quindi magari puoi avere la capacità di vedere in te qualcosa che tu non vedi e quindi di dirtelo, o di aver studiato qualcosa che tu non hai studiato, o di comprendere qualcosa che tu non comprendi, e te lo può trasmettere. Ma l'idea gerarchica e l'idea che è profondamente patriarcale di qualcuno che sta sopra di te, secondo noi non è un'idea sana. Cioè oggi dobbiamo cercare di costruire delle relazioni che siano relazioni alla pari. Non ci si può mettere sopra qualcun altro, perché è normale che noi abbiamo magari la passione per un certo tipo di studio o la passione per la filosofia e la mettiamo al servizio, ma non è che siamo, cioè probabilmente in questa sala ci saranno persone che sono molto più brave di noi a vedere le energie. È un fatto di caratteristiche. Se tu metti a disposizione le tue caratteristiche puoi creare delle relazioni sane, ma se tu ti metti su un piedistallo crei delle dinamiche che sono le dinamiche appunto di cui parliamo nel libro, che sono spesso dinamiche di potere e che creano appunto delle relazioni che non aiutano, cioè in questo senso un ambiente spirituale, un ambiente che è profondamente patriarcale. Sì, noi come sai pubblichiamo i libri di Sibaldi, di Alejandro Jodorowsky, di Arancol, li abbiamo tradotti e crediamo che il loro approccio e apporto sia fondamentale e che siano, abbiano creato il terreno per una trasformazione reale. Però pensiamo che mantenere vivo solo quell'approccio lì sia molto pericoloso. Cioè mantenere sempre, per quanto straordinario, per quanto psicomagico possa essere Alejandro Jodorowsky, messo lì sul palco da solo, poi a un certo punto diventa semplicemente l'ennesimo papà, l'ennesimo punto di riferimento esterno al quale tu vai, preghi e ti dà. Sicché abbiamo detto, che cosa possiamo fare? A parte inventare un altro tipo di eventi, che vabbè, ma strutturiamo un libro e una serie di incontri nel quale dare domande che generino domande, non dare risposte, non dare nessun tipo di risposte. Cioè, porre le persone in mezzo al dubbio, costante, con la sensazione del, ma se questi due sono intelligenti, quasi quasi, gli direi qualcosa. E però non dare niente, pur dando tutto quello che potevamo dare. E questo fa strano, e abbiamo visto, per rispondere alla domanda, nel corso delle presentazioni, grosse dimostrazioni d'affetto, proprio che vengono lì e ti ringraziano, e le più belle, spesso, sono state le frizioni che hanno manifestato. Cioè, nelle frizioni ho visto sempre un... Cazzo che bello. E questa soddisfazione, anche più di quello che dice, l'ho sempre pensato, una è venuta la prima presentazione che abbiamo fatto, l'ho sempre pensata che è tutta una fesseria, me l'aveva detto il mio maestro sceso. che è straordinario, sì. L'angelo canalizzato, sì, e su quello che ha scritto un libro e ci va a cacciare. Ed è bello proprio perché il tentativo è quello di riuscire a costruire una comunità di pari, non una comunità in cui ci sia un maestro che arriva e ti spiega le cose, ma guarda, io ho questo, io so imbottigliare l'acqua, tu sai creare i bicchieri, bene, cioè abbiamo uno che va a prendere l'acqua, beh, ci mettiamo insieme e facciamo questa cosa.
ma in realtà è che si sviluppi poi una società, una comunità di persone che sì stanno andando nella stessa parte, ma poi sono convinte di essere su punti diversi. Quando in realtà basterebbe appunto operare il discernimento, guardarsi uno davanti agli altri, riconoscersi che, come dice l'ottimista che spera che questo sia il migliore dei mondi possibili, gli risponde il pessimista che è sicuro che questo sia il migliore dei mondi possibili. E se questo è il mondo possibile più bello che possiamo immaginare o che ci sia stato, comunque è il mondo in cui siamo. Non ne abbiamo altri a disposizione, tanto vale cercare di cooperare, in questo senso di costruire qualcosa che sia fattibile, che sia concreto, che sia comunitario.